Il ministro dell'istruzione Marco Bussetti ha dichiarato di non essere favorevole ad un uso indiscriminato degli smartphone in classe, né tantomeno ad un divieto assoluto. Il ministro ha recentemente dibattuto sul tema dell'utilizzo di tablet e smartphone a scuola, mostrando una certa apertura sul loro utilizzo, purché a fini didattici. Ma oggi la tecnologia rappresenta una vera alleata della didattica, o piuttosto dobbiamo parlare di dipendenza tecnologica anche a scuola? Lo chiediamo oggi ad insegnanti ed alunni dell'Istituto Comprensivo Mariano Rossi di Sciacca. Lei è d'accordo sull'utilizzo degli smartphone in classe? No, assolutamente no, perché appunto è un dispositivo di comunicazione troppo personale. Sappiamo che gli smartphone nascono come telefoni e quindi insomma garantiscono la comunicazione fra le persone, ma è anche vero che con lo smartphone si può utilizzare la rete internet, si possono utilizzare tantissime app differenti che possono in qualche modo da un lato distrarre, dall'altro depistare i ragazzi e soprattutto non sono assolutamente consoni all'utilizzo in classe. Del resto in classe ci sono tutta una serie di regole che vanno rispettate, come appunto nella società, nella vita che si svolge ogni giorno in mezzo alle strade, ci sono una serie di regole che vanno rispettate. E a questo serve la scuola, a dare comunque al ragazzo una preparazione su quella che è l'educazione all'esterno, la vita fuori e quindi anche sull'utilizzo degli smartphone. Non servono all'interno della classe. Noi infatti qui come scuola abbiamo adottato un regolamento che vieta l'utilizzo del cellulare durante le ore di lezione. I ragazzi quando arrivano a scuola spengono il cellulare e lo ripongono, chi viene a scuola col cellulare, perché in genere noi consigliamo di non portarlo proprio, lo ripongono appunto in una scatola e lo si chiude a chiave in un armadio. Quando poi finiscono le lezioni, i ragazzi sono autorizzati a riprendere, proprio al suono della campana, a riprendere lo smartphone e ad accenderlo soltanto fuori dai cancelli. Questa è una regola che noi imponiamo perché appunto in classe il cellulare non deve essere utilizzato. La didattica, la tecnologia comunque rappresenta a suo avviso una valida alleata della didattica in questo senso. Quello è un altro aspetto, quello è un aspetto assolutamente fondante della didattica, cioè la tecnologia ci viene in aiuto e comunque supporta quelle che sono le nostre comunicazioni e quelle che sono le nostre interazioni anche a livello didattico con i ragazzi. Quella è un'altra cosa e noi effettivamente qui ci siamo dotati di computer, di LIM, lavagne appunto di supporto multimediale, che sono di supporto appunto alla nostra attività didattica. I ragazzi chiaramente possono interagire, anche lì c'è il collegamento con la rete internet e quant'altro. I ragazzi possono interagire, noi insegnanti riusciamo anche a dare una proiezione diversa delle cose che diciamo ai ragazzi stessi e quindi di far fare un'esperienza anche più completa per certi aspetti ai ragazzi. Però quello è un uso molto controllato, quello è un uso consapevole che passa attraverso comunque il controllo e la gestione della docenza. Tu utilizzi il cellulare in classe? No, perché appunto noi la mattina alle 8 richiamo i nostri telefoni nell'armadio e alle 2 poi li riprendiamo, anche alla ricreazione non li possiamo usare appunto. Che utilizzo fai dello smartphone? A casa anche con WhatsApp, magari per messaggiare con gli amici, i compagni. Per fare delle ricerche su internet? Sì, uso soprattutto il computer perché mi dà un'ampia scelta anche in immagine più grande. Abbiamo sostenuto un progetto durante questi 3 anni qui a scuola, secondo cui che sviluppava la logica e appunto ci ha fatto capire che non dobbiamo essere fruitori passivi della tecnologia, bensì essere protagonisti di essa. Tu lo usi a casa il cellulare? Sì, ovvio, uso molto spesso il cellulare a casa, anche se preferisco questi giochi tipo PlayStation più comuni. Per fare delle ricerche, per esempio? Sì, assolutamente. Utilizzo molto lo smartphone come il computer per fare ricerche che appunto richiedono i professori come compito a casa, diciamo.